sempre in mobilitazione a croce. E allora il discorso vale sempre quello: se lui mi tiene stretto, io devo riuscire ad aprirgli le braccia. Se sta cercando di ribaltarmi, sfrutto la sua tecnica per fregarmi. Allora, oggi, visto che già abbiamo fatto americana e kimura, e leva il gomito dalla posizione, più leva il gomito con la gamba dall'altra posizione, iniziamo a dedicarci alle gambe di là. Allora, per dedicarci alle gambe di là abbiamo due opzioni. Una, quella di andare a cercare proprio la leva sulla gamba. L'altra, sfruttare la posizione per andare a fare la leva, per invece salire in monta e prendere altri 3 o 4 punti in base al regolamento che facciamo. Il regolamento Figma ci dà 4 punti. 2 punti per la laterale e 4 punti per la monta. E allora come si fa? Lui mi sta tenendo, ok? E io ora faccio tutto da solo per arrivarci. Allora che faccio? Inizio a schiacciare e metto il mio gomito qua, però faccio questo tipo di lavoro schiacciato. E allora lui obbligatoriamente si deve difendere perché sto strangolando. Perfetto, intanto vi faccio vedere come si sale in moto. Guardate già che spazio mi sono creato. Due modi. Uno, metto il mio ginocchio qua e giro. E sono già sotto. Ok, a cosa serve mettere subito il ginocchio qua? Che lui, anche se alza la gamba, io ormai sono qui. E poi da qua giro il piede. Ok, oppure il mio modo, però dovete avere la gamba un po' sciolta. Io dopo mettere le gambe in verticale così, io entro lo stesso. Ok, le provate tutti e due, vedete quale vi viene più comodo. Qua è molto personale la cosa. Chi ha una buona scioltezza articolare può fare questa cosa qua. Guarda, è bene che non mi devi fare entrare. Guarda di nuovo. E io passo. Però tipo Stefano è meno sciolto di me. Oh. E passo, è uguale. Ok, prima situazione. Seconda situazione invece cerco la sottomissione. Quindi io sono andato qua. Ok, mi metto così. Guardate ora, uso l'altro ginocchio. Metto il ginocchio qua e prendo la coscia. Ok, dopo aver messo il ginocchio qua, mi vado a buttare la gara. Io sono pronto qua per prendere il mio orecchio. Stringo le cosce. Stringo la gamba a me e ora cosa faccio? Con il mio bacino vado avanti. Non faccio questo, perché se io faccio questo così, lui mi può venire a prendere di qua e tirare parendo lo strangolamento. In più così io mi allontano e lui si può difendere la gamba o incrociando. Ok, se io sono qua provo a incrociare, non può incrociare un cavolo. Ok, quindi è questa la posizione per me, questa di qua. Però vi facciamo vedere, tu stai così. Allora, hop, riusci, sono qua, hop, anche da mezzo ginocchio. Metto il mio piede subito, vado e chiudo il mio da questa parte. Tengo stretto, ok, e vengo avanti col bacino. Se le cosce sono così, non c'è leva, anzi lui sta per uscire. E se io faccio questo, guardate, lui non sta soffrendo. Devo per forza chiuderlo qua. Sono chiuso e vengo avanti col bacino. Va bene? Se per caso lui è bravo e mi tira questa gamba indietro, ok? Io chiudo con la leva alla caviglia. Ormai che sono qua non scappo. E come faccio? Siccome lui mi tira per girarmi, ok, gli blocco questa gamba e mi vado a fare la leva. Bello incrociato e c'ho la leva. Questa come si fa? Passo questo dietro la caviglia e questa qua va a prendere il margine laterale del piede. Si incrociano, si chiama croce del 4 questa, e porto il margine come con l'americana e poi premo così. Vedete, gli faccio fare questo tipo di inclinazione e torsione. Ok? Quindi, passaggio in moto, o sottomissione andiamo a ginocchio. Ci mettiamo a coppia.